Allora, benvenuti in questo giardino babilonese, il giardino babilonese tanto amato dagli indiani, dagli orientali e da Pasquale della Mola, dagli amici. Caro Bruno, siamo riusciti ad incontrarci. E poi oggi abbiamo con questo bel sole un'aria più serena. Nello studio al numero 23, dove si è radunata tutta Europa in 50 anni, artisti, ambasciatori, consoli, artisti napoletani, il quartiere soprattutto, è stata una cosa bellissima e si rinnova. Una sera c'era anche il comandante delle forze alleate del sud Europa con 40 artisti, tra cui il canto popolare, Antonella D'Agostino, Fausto Vetere e tantissima bella gente, giovani, un coro polifonico del maestro Terracciano, 30 giovani, giovanissimi, per mostrare al comandante che noi napoletani siamo giovani e cerchiamo di fare il meglio. Fioriera, non... Si accomodino, prego. Dai. Dopo di voi. Allora, siamo a leggere un pentagramma particolare oggi, un pentagramma che, in senso metaforico chiaramente, che ci parla di un grande artista di respiro internazionale. L'universo interiore che Pasquale Della Monaco ha esplorato in silenzio nel corso degli anni e del quale ha fatto una mappa fantastica, crea in chi guarda il desiderio di una riflessione sulla caotica situazione artistica attuale, dove ormai predominano la superficialità e il cinismo. Solo chi custodisce ancora i valori interiori e ama il silenzio della meditazione potrà trovare nell'arte di Pasquale Della Monaco, non legata né a tempo né a luogo, il respiro dell'universalità. Sono dei sentimenti bellissimi e rispondono al vero. In effetti la commedia umana, il gran circo della vita, sono sempre quei colori che mi hanno colpito dentro e fuori. E ho cercato di rivolgermi sempre verso me stesso quando, nei momenti dove c'era qualche domanda che volevo pormi, e sono riuscito a rispondere a queste domande guardando la ricchezza interiore, e tutti possiamo farlo, perché l'essenzialità, l'amore, i valori umani stanno conservati in una grande cassaforte che ognuno ha. Ora non bisogna correre dietro i luoghi comuni, sono solo dei pettegolezzi e delle soste inutili, dove l'energia viene adoperata non a fin di bene, si perde solo tempo. Della Monaco ha una calcolata follia nel gestire la sua regia, proprio come i dadaisti. L'happening rivoluzionario prende armonia e coerenza lasciando il caos e la dissonanza creata da un tradizionalismo ammuffito. Arte magica di chi utilizza ciò che ha a disposizione. Con una preparazione accurata, individuale verso gli attori e non gli attori. Il pubblico sempre coinvolto dalle emozioni dei colpi di teatro, assenza di melasse e peste emozionali. Non è semplice separare il grano dalla mala erba. Pasquale Della Monaco, osservatore attento, riesce a riconoscere il valore dell'autentico e del singolare nella moltitudine di immagini logore e illustrate che rendono l'attuale situazione dell'arte molto caotica e poco trasparente. Capisco che non è facile distinguere il falso dal vero, ma sapendo che ci propinano tante cose false per il vero, noi dobbiamo essere pronti a fare una bella discernere e fare una distinzione. Chiaramente il goffo, anche nelle opere liriche, stanno adoperando il goffo piuttosto che l'autentico.
Allora, abbiamo un allenamento visivo, un allenamento sonoro e secondo me a furia di non ascoltare quello che è squallido, noi riusciamo a fare sempre comunicando con noi stessi, con quello che è l'antico, il moderno e possiamo creare anche il futuro. Uno spettacolo senza attori, omaggio alla Napoli nobile. Uno spettacolo senza attori, onorando il neorealismo più puro, dove il regista istruiva i soggetti come Edoardo Scarpetta. La scuola ha caricato il superio nelle persone fragili. La subcultura ha imprigionato e contaminato il gesto, rendendolo volgare. La nostra essenza originaria è bloccata da questo gioco di sopraffazioni sull'essere umano, per ridurne il pensiero e dominare l'uomo. Tutto questo ha creato frustrazioni, discordia, ignoranza, mercato di false emozioni. Il napoletano deve riscattare la dignità di un popolo tuttora greco. La città di Napoli parla attraverso il passato. L'ignoranza infanga perché non ha mai ascoltato, visto e vissuto. Pasquale Della Monaco. Il significato artistico dell'innocenza, ciò che traspare in Pasquale Della Monaco, e ce lo dimostrano anche le opere che ammiriamo qui a Parete. Questa pura energia della visione nelle sue immagini fantastiche, immagini di intima fusione, fanno rivivere situazioni intense e lontane, conoscenze perdute che solo con grande sforzo interiore possono rendersi di nuovo visibili. Quando nasce un essere umano ha una ricchezza incredibile, una memoria genetica che basta proprio quella a fare vivere il meglio della nostra vita. Dobbiamo ovviamente guardarci dentro e dobbiamo mai dimenticare il bambino che è dentro di noi, perché quello è una grande potenzialità e anche se tutto l'apparenza ci fa invecchiare, ci fa distruggere e poi ci fa morire, quello non ci deve appartenere. Ecco perché alcuni rimangono giovani e gli altri invecchiano, perché la vita li fa invecchiare, il non pensiero, la non verità. I giardini fiabeschi del tuo microcosmo immaginario. E tutto corrisponde al vero. Ero alla scuola elementare piccolino e il mio maestro, grande insegnante, insistette affinché io andassi a vedere il circo. E lì è nato tutto, il mondo feliniano, il mondo della vita, il circo della vita. Era sublime, era un sogno, era una verità che mi apparteneva e il buon maestro l'ha potuto leggere. E come è importante quando si danno, i maestri danno delle diritte ai giovani, ai bambini, ai ragazzini. Quello rimane indelebile nella vita e sicuramente non si erra. Sul piano della creazione, Pasquale, ti muovi con assoluta libertà, lasciando che le immagini si manifestino guidate solo dal ritmo della tua intelligenza e della tua intuizione. Queste sono due qualità che determinano la forza surreale della tua arte, permettendole ad entrambe di fondere con armonia il rigoroso linguaggio formale con un magico uso del colore. Devo dire che risponde veramente al vero questo scritto, questo pensiero. E perché così mi sono mosso al Teatro Grande di Pompei quando trattavo la rivoluzione napoletana del 799. E era uno spettacolo abbastanza nutrito, con cori, con ballerini e tanti personaggi. Lo stesso anche al Mercadante, confusioni di una memoria genetica. Era un protagonista che andava a vedere lo spettacolo, ma i pompieri dicevano che non si faceva per motivi tecnici. Ma tutta questa armonia, tutta quest'amore, e non lo so, io dico sempre che non è merito mio, è proprio un'eredità genetica che mi fa agire spontaneamente. E i personaggi, mentre nei quadri hanno un colore fauve,
sul palcoscenico devono avere delle sorprese continuamente per gli spettatori. Ecco, come i pompieri che arrivano lì e come le processioni, come tutto quello che è umano, tutto quello che dà emozione, i colpi di teatro. 1799, la Repubblica Napoletana, detta anche Repubblica Partenopea. I moti rivoluzionari che sono nati un pochino prima, 4-5 anni prima, e abbiamo il martire Emanuele Deddeo, che è ricordato anche con una lapide a parete su una strada adiacente via Toledo a Napoli. La Repubblica Partenopea, mai totalmente esplorata, è stata però un punto di riferimento per Pasquale Della Monaco, che ha inteso fare una trasposizione teatrale di questo evento. E l'ha fatta anche in maniera molto molto particolare ed aderente ai fatti dell'epoca. Era giustissimo che io chiamassi questo spettacolo Emanuele Deddeo, inizio di una rivoluzione, perché nel 1794 lui con altri giovani colti, non rivoluzionari, dove c'erano, avevano intenzione di uccidere il re, erano giovani europei che volevano conoscere la nuova cultura. A Pompei, all'Istituto Italiano Studi Filosofici, è stata la prima esibizione, poi al Teatro Grande di Pompei e via via ho sempre inserito nel tunnel borbonico, ho fatto anche i fantasmi del 1799, ho fatto pentire coloro che hanno mandato a morte i migliori. E poi anche nell'Ansegna, questa festa popolare, misi un caracciolo in spalla con tanti testi teatrali anche durante il tragitto, e una signora del Pallonetto, ancora vivente, quando accennai quest'idea di caracciolo portato in spalla dai Luciani, lei mi rispose: «Pasca, c'hai de l'uva di bacra, facci». Tanti personaggi illustri si sono riversati, è il termine giusto, presso l'atelier, presso lo studio di Pasquale Della Monaco. Fra tanti piace ricordare la figura di Mario Scarpetta. Un ricordo bellissimo, perché lui quando faceva il 25esimo anno del teatro, io ho fatto una bella serata invitando tanti amici, personalità, e lui recitava varie cose che nella sua vita aveva fatto. E certamente fu un onore per me averlo, e fu anche appagare un sentimento affettivo che sentivo costantemente. Pasquale, ma in soldoni, ma veramente in soldoni quelli pesanti, ma questa tua somiglianza con Mario Scarpetta ci fa pensare a tanto di artistico, ma c'è qualche altra cosa? Furono dette delle verità, diciamo, non potrei fare altro che ripeterle. E dalla mia madre adottiva mi disse che c'era stata una sua amica che era innamorata di Edoardo Scarpetta Junior, e da qui, da questo rapporto, sono nato io. Ma io tutto il racconto preciso di mia madre adottiva, e devo dire che è stato fantastico, ma la cosa più vera è che io teatralmente, pittoricamente, musicalmente appartengo proprio a mio nonno, che era Vincenzo. Parlavi prima di Vincenzo Scarpetta. Noi sappiamo che lui era un ottimo disegnatore. Eh sì, e la cosa bella è che una sera proprio Mario, che venendo nello studio e guardando i miei quadri, spontaneamente mi disse: «Pasca, ma lo sai, tu fai tale e quale quadri come facevi i bozzetti mio nonno». E io tacqui sempre. Thank you.
agenda ancora viene la lista, è una lista ancora appesa a sta gente. Bocaduro, che è un fotografo, un cazzo di mano. Non dice che noi ci come si fa, vediamo sempre insieme, siamo bene. E ero fidanzato dove? Strunzo? Due persone.